Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale della Maiella. Mi trovo in un luogo davvero molto bello. Infatti sono qui sui prati della Maielletta. Questo che c'è dietro di me in fondo è il vallone di Santo Spirito. Da quella parte ci sono anche delle nuvole abbastanza nere e minacciose. Da quella parte lì invece, dalla parte del mare, sta arrivando un po' di nebbia. Le previsioni davano poco nuvoloso e sereno, per cui penso che, insomma, la situazione andrà migliorando nel pomeriggio. Ed oggi vorrei raggiungere il rifugio di Marco, che si trova in fondo da quella parte, sotto quel colle. Io già lo vedo, però forse dalla telecamera è un po' lontano ed è un po' piccolo. Poi oggi c'è un po' di umidità e un po' di foschia, per cui in lontananza le immagini potrebbero risultare un po' appannate. Da quella parte là so che ci sono, verso la fine di agosto, settembre, cominciano a vedersi in lontananza dei cervi che si preparano per la stagione degli amori, per cui magari riuscirò a scattare qualche fotografia. Oppure mi tratterrò da queste parti a fotografare quello che si può, magari un bel tramonto qui sulla valle, anche se al momento la situazione la vedo un po' grigia. Tra l'altro, da quella parte lì, lungo la strada, ci sono delle greggi e dei cani da guardia con cui ho avuto anche un confronto. È andato tutto bene, ma insomma erano alti così, pesavano forse 65 kg l'uno. E non so, magari al ritorno, per evitare il gregge, passerò qui nel bosco. E bisogna vedere un po' come andrà il pomeriggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle per non perdere i prossimi video. Mettete un like qui all'inizio per incoraggiamento, perché il pomeriggio sarà difficile e noi ci vediamo lungo il cammino. La scelta dell'attrezzatura fotografica per l'avventura di oggi pomeriggio è caduta naturalmente sulla mitica OM1 della OM System e in accoppiata con tre diversi obiettivi. In particolare ho deciso di partire con il 40-150 f4, che è un teleobiettivo di alta qualità e però molto compatto, perché è un f4, per cui le dimensioni sono contenute. Questo mi consentirà di fotografare magari qualche animale in lontananza, se riuscirò a vederlo, perché non mi serve il così luminoso, perché comunque adesso siamo ancora in piena luce. E mi consentirà anche di fotografare il panorama da lontano, perché il grand'angolo in questo momento, almeno in questo momento del pomeriggio, è troppo ampio per la condizione atmosferica. Infatti c'è molta umidità, molta foschia. E poi in fondo allo zaino, ben nascosto, ben protetto, ho con me anche un 300 mm f4, sempre di OM System, M-Zuiko, ed è un obiettivo di altissimo livello, molto molto prezioso, molto costoso, per cui cercherò di utilizzarlo e di montarlo sulla macchina solo nel caso in cui incontrerò degli animali e delle situazioni particolarmente interessanti. Certo, la luce di oggi pomeriggio è quella che è, guardate, c'è molta foschia da quella parte, in fondo, di là. Insomma, il panorama è quello che purtroppo quest'estate ci ha consentito di godere la montagna, molto sempre panorami molto offuscati e con molta umidità, e soprattutto molto caldi. In ogni caso, al di là delle condizioni di luce, le condizioni fotografiche, trovarsi qui in montagna a 1600 metri in un'area così remota del Parco Nazionale della Maiella è davvero sempre un'esperienza che vale la pena, anche se magari le fotografie non saranno il massimo, non saranno il top. È sempre consigliabile andare a scoprire questi posti, questi luoghi, perché
perché sono belli, perché ti mettono in contatto con la natura e veramente ti fanno vivere delle esperienze davvero, davvero incredibili. Sono fermato un po' qui in questa insenatura del vallone, in particolare è un ramo del vallone di Santo Spirito che sta lì sotto, però il vallone di Santo Spirito propriamente detto si trova nel, insomma, è il costone a fianco dove ero prima, e insomma qui sto cercando di capire cosa fare. Prima un banco di nuvole anche abbastanza umide e minacciose si sono addentrate un po' dal vallone, stavano risalendo qui la valle. E insomma mi sono fermato un attimo a cercare di capire un po' le sorti del pomeriggio. Il rifugio di Marco si trova di là, mentre la Madonnina del Blockhouse, dove spesso vado a fotografare, si trova proprio lì sopra. Non è molto lontano, però la salita e l'impettata è piuttosto impegnativa, sono circa forse 300 metri di dislivello, quasi non verticale naturalmente, però molto molto ripido, per cui la situazione, insomma, la scelta si fa interessante. Però vedo che sta uscendo il sole e io devo fidarmi delle previsioni del tempo, che danno per le 4 un rasserenamento, insomma si va verso un miglioramento del meteo, per cui mi sono fermato, ho fatto qualche scatto, qualche foto e adesso mi rincammino verso il rifugio di Marco e poi cercherò di decidere. Al massimo la via di fuga più sicura è quella di salire lì sopra, prendere la carrareccia dal, insomma, la strada praticamente asfaltata che dalla Madonnina in mezz'ora mi riporterà giù alla strada principale, al rifugio Pomiglio. Il sentiero verso il rifugio di Marco, poi alla fine ho effettuato una piccola deviazione tenendomi il rifugio alla mia destra, infatti lo stazzo si trova proprio qui sotto, non so se si riesce a vedere, e sono salito qui su quella cresta, su quella collina che si vedeva prima da lontano, perché da questa parte di solito normalmente c'è un bel panorama qui sulla Valle dell'Orfento, il Blockhouse, il Monte Cavallo e tutte le montagne più belle della Maiella. Sono ancora le 16:30 del pomeriggio e quindi c'è ancora un po' di tempo perché la luce e le condizioni migliorino rispetto a quanto previsto, per cui adesso andrò un po' da quella parte così per vedere un po' il panorama dall'alto, per rendermi conto anche della situazione delle nuvole, ma vedo già che da questa parte la situazione è piuttosto umida, infatti guardate, non si riesce a vedere neanche la montagna che si trova davanti a noi. Prima di incamminarmi verso la cima di questa collinetta vorrei però parlarvi velocemente di un paio di novità che arriveranno per ottobre. Infatti ho predisposto il calendario dei nuovi workshop della stagione. Ce ne sono due in particolare molto interessanti, è tutto scritto nella descrizione del video, però posso dirvi che uno si terrà alla metà di ottobre nel Parco Nazionale della Maiella, con un incontro sin dalla mattina nelle gole del fiume Alento per esplorare un po' la fotografia di acqua, praticamente di cascate, quindi lunghe esposizioni, filtri e altro. Poi nel pomeriggio andremo a fotografare nel bosco e la sera andremo a fotografare il tramonto proprio da quella parte lì verso
la fonte Tettone, un punto molto panoramico, e magari stasera riuscirò anche a effettuare uno scatto da quella parte. E poi verso nella seconda metà di ottobre avremo un altro incontro invece a Prati di Tivo, nel Gran Sasso, versante nord, dove l'autunno veramente è incredibile. Fotograferemo la mattina nella Valle Maone, quindi c'è anche un Rio Arno, c'è anche un ruscello molto bello. Nel pomeriggio andremo nella città di pietra e nell'antico bosco della Schiera, e poi la sera un tramonto magari epico sulla cima alta, veramente un panorama incredibile. Vi lascio tutti i dettagli sotto la descrizione del video, così potete vedere un po' quali sono le date e com'è la formula per iscriversi. Per qualsiasi domanda contattatemi direttamente. Io adesso mi muovo e vado a vedere un po' com'è la condizione per oggi pomeriggio. Siamo in montagna, per cui le condizioni del meteo cambiano, possono cambiare davvero molto velocemente, anche a dispetto di quanto previsto dalle previsioni, insomma, del tempo. Guardate, lì c'è una brutta nuvola che si sta avvicinando, per cui credo che la cosa più saggia da fare sia tornare verso il rifugio. Qui sotto, vedete, sta lì, da quella parte lì, c'è una piccola traccia, un sentierino che vi conduce proprio direttamente, e poi da lì si riprende la traccia che ho percorso, il sentiero ufficiale del parco, che mi riporterà ai prati della Maielletta. Cercherò di essere gentile con i pastori maremmani, cercherò di non intralciare il loro lavoro, ma credo questa sia la soluzione migliore per questo pomeriggio. Purtroppo la fotografia di paesaggio con questa luce non è neanche molto interessante, per cui sono quasi convinto che al tramonto la condizione sarà più bella, per cui sarà meglio trovarsi in un luogo favorevole alla fotografia piuttosto che magari girovagare qui ed esporsi al rischio di prendere l'acqua o magari qualche fulmine. Dovrò anche adesso sbrigarmi. Pochi minuti sono sceso da quella cresta lì, un po' cercandomi la strada migliore per scendere, ed è piuttosto ripido, devo dire la verità. C'era una traccetta da quella parte, in effetti si vede, solo che per raggiungere la traccia avrei dovuto percorrere tutta la cresta, per cui ho deciso di scendere a vista. Questo è il rifugio Marcello di Narco, che si trova ad una quota di 1747 metri. Da qui il cartello indica 1:30 per tornare alla macchina, ma mi sembra strano, forse sì, un po' di meno, non lo so, dipende anche da qual è il punto di arrivo che intende questo cartello. In ogni caso, quando la situazione è così particolare, un po' difficile, la via più sicura è quella che si conosce, normalmente anche la più breve. Per cui magari riuscirò a raggiungere la macchina prima del tramonto e poi mi sposterò verso Fonte Tettone per fotografare il tramonto. Purtroppo la fotografia di paesaggio alle volte ci riserva sempre qualche sorpresa. Sarà meglio mettersi in marcia.
sono tornato nel punto in cui mi ero fermato nel primo pomeriggio qui con questo albero, quando c'era la nebbia, anzi le nuvole che salivano dalla valle. Per fortuna il sole è uscito dalle nuvole e insomma il meteo sta migliorando, anche se devo dire la verità che da quella parte verso il belvedere della Vellana, dove ero inizialmente diretto, purtroppo il cielo è nero, è molto scuro, insomma non ci sarebbe stato nessun panorama, nessuna scena interessante da fotografare, per cui ho deciso di tornare sul sentiero principale, non avventurarmi giù nel bosco dove c'è un altro sentiero che ho percorso nell'autunno, perché mi ricordo che era un sentiero abbastanza impegnativo e poco segnato, proprio corre qui sotto nel bosco e segue tutto le insenature del vallone, per cui la strada più veloce e più sicura è sicuramente quella che si conosce. Ma se siete arrivati fino a questo punto, forse è il momento di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare le campanelle per non perdere i prossimi video. Lasciatemi un commento perché sono importantissimi per la crescita del canale. Bisogna assolutamente arrivare a 10.000 iscritti prima di Natale. Siamo vicini e mancano veramente pochissimi iscritti, per cui condividete il video e fatelo girare tra i vostri amici e tra chi magari pensate sia interessato a un canale di fotografia di montagna e di escursionismo. Adesso riprendo i bastoncini da trekking e mi avvio velocemente verso il tramonto. Qualcuno di voi spesso mi chiede di inserire i dati di scatto sotto le fotografie. Qualche volta lo faccio, qualche volta no, perché in realtà il dato di scatto di per sé non ha questa importanza così rilevante nella fotografia. Io, la mia tecnica di scatto è quella di mettere una priorità di apertura del diaframma, quindi io decido il diaframma e la macchina sceglie i tempi e l'esposizione. Se poi c'è da fare una piccola correzione, più chiaro e più scuro, posso agire sulla compensazione dell'esposizione, quindi riesco a insomma tirar fuori l'immagine che desidero. E per il tramonto di oggi spero che la condizione migliori. Sicuramente verso il tramonto, verso intorno alle 8 meno 5 più o meno, quello è l'orario, il sole sarà basso all'orizzonte, per cui anche il colore sicuramente migliorerà e sarà più interessante, magari questa nebbia, questa foschia potrà assumere una colorazione tra il giallo e l'arancione e sicuramente sarà più bello che nel pomeriggio, quando la foschia è quel bianco lattiginoso che insomma in foto alle volte è quasi un po' fastidioso. Va bene, io continuo a camminare, qua mi manca poco per la macchina, però prima di arrivare alla macchina volevo ricordarvi che se qualcuno volesse sostenere attivamente il mio canale è molto semplice, perché può andare nella pagina che ho aperto su Buy Me a Coffee e da lì insomma seguire le indicazioni per aiutarmi a continuare a realizzare video quasi tutte le settimane. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore tutti coloro che hanno già sostenuto attivamente il canale, e grazie a loro e grazie a tutti voi che mettete un like e lasciate un commento. Io ogni settimana, o almeno ci provo, cerco di tornare in montagna e scattare qualche fotografia. Ma se c'è una lezione che ho imparato dopo tanti anni di montagna e di fotografia di montagna è che non bisogna mai rischiare. Non c'è nessuna foto che valga la pena di mettersi a rischio, magari di prendere la pioggia o peggio un lampo. Insomma, in montagna bisogna a un certo punto capire quando è ora di girarsi e tornare indietro. Naturalmente questo istinto si sviluppa anche un po' con l'esperienza, con il trascorrere degli anni, delle situazioni che si vivono in montagna. Ecco, per esempio questa sera sicuramente non sarebbe valsa la pena andare fino al belvedere della Vellana, perché come potete vedere non c'è nessun tramonto, non c'è una luce talmente bella da dire va bene, spingiamoci un po' oltre, anche perché non c'erano le condizioni di sicurezza, c'era quelle nuvole lì sopra che
non mi convincevano molto. L'aria era piuttosto umida e, insomma, quando è così, si sentiva anche un odore di pioggia in giro, per cui non era proprio il caso di rischiare la pelle, di rischiare l'attrezzatura, insomma, di rischiare anche il pomeriggio. Magari ti prendi solo l'acqua, il che non sarebbe un guaio, però sicuramente è fastidioso. Ma prima di andare via, però, vorrei ringraziarvi per avermi tenuto compagnia lungo questo pomeriggio di scouting fotografico qui nel Parco Nazionale della Maiella. Guardate, poco fa mi trovavo sopra quella cresta lì dove c'è quel brecciaio, e quello è il cucchiaio, per cui da qui posso offrirvi un po' il controcampo della fotografia che ho scattato prima, proprio lì sopra, 5 minuti fa. Vi ringrazio per essere stati con me fino al tramonto qui nel Vallone di Santo Spirito. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non l'avete ancora fatto invece iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per non perdere poi le prossime avventure fotografiche. Ricordatevi di andare a vedere nel mio sito internet le date e i dettagli dei prossimi workshop di autunno in Abruzzo. Qui, dal Parco Nazionale della Maiella, dal Vallone di Santo Spirito, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!